che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e va. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e va. A conclusione dei festeggiamenti della Madonna del Buon Consiglio qui a Fossato, a concludere proprio questa importante festa, Nicola Di Bari, un nome ormai della musica leggera italiana da sempre in auge, ancora oggi in auge, con quali aspettative ci aspettiamo da questa serata? Ma io credo che stasera vi regalerò una serata da non dimenticare, innanzitutto perché ne è valsa la pena arrivarci, anche se è stato molto faticoso, perché il nostro navigatore ci ha fatto fare una strada diversa. Comunque l'importante è il fatto di essere arrivati. Ho una voglia pazza di fare un grande concerto e penso che ve lo ricorderete. Le differenze dai tuoi inizi con la musica leggera di oggi? Beh, come dicevo prima, ogni generazione ha la sua musica. Chiaro che la nostra ha fatto epoca e ancora continua a piacere anche ai giovani. Però, signori, bisogna rispettare i giovani d'oggi. Io vedo i miei figli che hanno un gusto diverso dal mio, pur amando la musica classica, però hanno il loro genere, perché è giusto che ogni generazione abbia il suo genere musicale. La voglia è rimasta intatta. Come? La voglia è rimasta intatta rispetto a tanti anni. Se non avessi ancora la voglia pazza di andare sul palco e divertirmi come un bambino, non lo farei più. No, io sul palco ci vado perché sono ancora un bambino dentro. Poi ho i miei anni, naturalmente, ma dentro c'è ancora il mio bambino. Il repertorio di stasera, il classico? Il classico, naturalmente. Vogliamo citare qualche brano, velocemente il titolo? Beh, la prima cosa bella, il cuore lo zingaro, Vagabondo, no? Un po' tutto il mio repertorio. I giorni dell'arcobaleno, chitarra suona più piano, il mondo è grigio. Un po' tutto il mio repertorio classico. Un consiglio ai giovani che vogliono iniziare ad ambientarsi, a tuffarsi in questa, nella musica leggera italiana? No, innanzitutto di farlo per divertimento e non certo pensando di dover arrivare da chissà dove. Poi magari nella vita succede che uno poi riesce ad arrivare in situazioni che neanche immaginava. Però la musica bisogna farla con la voglia di divertirsi, perché la musica è qualcosa di straordinariamente esaltante, quindi fare musica vuol dire divertirsi proprio nel vero senso della parola. E poi naturalmente farlo con credendoci, perché fare musica per fare musica non significa niente. Chi comincia a fare musica la deve fare proprio con amore, perché la musica è una grande espressione d'amore. Radio Studio 95 è una delle poche radio che continua sempre, incessantemente, a mandare musica revival, e sicuramente tra questi sono tutti i pezzi di Nicola Di Bari. Vogliamo fare un saluto ai radioascoltatori di Radio Studio 95 e telespettatori di Telemerito e Telebova Marina. Ma naturalmente voglio abbracciarli tutti in un solo abbraccio, soprattutto perché io devo moltissimo a questa terra. La Calabria, sin da quando ho cominciato a cantare, ero ragazzino, cominciai a venire in Calabria senza sapere cosa fosse la Calabria se non geograficamente. Poi veramente i calabresi hanno provato un grande bene nei miei riguardi, che non vuole morire, e non fatelo morire, per favore. Grazie. Grazie a voi. Che colpa ne ho se il cuore è uno zingaro e fa. Catene non ha, il cuore è uno zingaro e fa. In te troverà il prato più verde che c'è. Raccoglierà le stelle su di sé e si fermerà, chissà. E si fermerà. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Grazie, grazie, buonanotte, grazie, stupendi, grazie.